Il trenino. Chi non si ricorda il trenino di Rivarossi? Io avevo un amico che aveva una stanza da giochi con una distesa di ferrovie, ponti, passaggi a livello, convogli, ed era una cosa stupenda. E questo mi invitava, beato me, perché era già una fortuna avere un amico che aveva un capitale del genere, perché ci aveva una barca di quadrini per dei giocattoli del genere, erano tutti fatti a mano, eccetera. Insomma, vabbè, questo mi invitava spesso perché da solo non poteva giocare, ci servivano due, tre, quattro amici. E quindi quando mi invitava ci divertivamo da morire. Fate conto quindi di avere un trenino. Era composto da tanti vagoncini, passeggeri, prima classe, cioè diversi. Allora, fate conto che questo trenino sia l'economia. L'economia è che ogni vagone rappresenta un mese di un periodo che dura 4 anni, cioè un treno lungo 48 vagoncini. Ogni mese, quindi ogni vagoncino, nell'economia reale rappresenta l'incremento di economia all'interno di valore all'interno di un'economia nazionale. L'ultimo vagoncino è quello che invece va in degradazione, in depauperamento, marcisce, si decanta, eccetera. Quindi, se l'economia aumenta più di una certa quantità, diciamo attorno al 2,5-3%, il numero dei vagoncini aumenta, invece di 48 diventerà 50-52. Se l'economia rallenta, il vagoncino diventa di 40 vagoncini o anche meno. Quindi questo per dire che l'economia è qualcosa che viaggia, è in continuo movimento, ma allo stesso tempo è anche in crescita o diminuzione e dipende da tanti fattori. Ogni vagoncino poi, oltre, cioè l'economia è fatta di tanti convogli, quindi ogni convoglio è un trenino composto da 48 vagoncini, però ci sono all'interno della rete nazionale dell'economia tanti binari su cui camminano tanti treni, questi tanti treni composti da 48 vagoncini tutti. Questi treni rappresentano un diverso ambito, un diverso settore, campo dell'economia. Quindi l'economia aumenta in una situazione statica, diciamo, diciamo schematica e diciamo serena, in un'economia, diciamo, a regime, aumenta di un X attorno al 2,5% l'anno, abbiamo detto, per mantenere il discorso che tante volte ha suggerito Turrisi, che dobbiamo pagare l'interesse sull'emissione monetaria, no? Che se non c'è quel trend di sviluppo non si può continuare a pagare l'interesse e quindi si aumenta il debito pubblico. Questo nello schema mentale che ci hanno proposto i nostri cari governanti, al soldo dei cari economisti, al soldo anche loro della grande finanza internazionale. Le cose però non stanno proprio così per niente. Allora, l'economia quindi viaggia secondo degli schemi autonomi e non determinati e determinabili da nessuno, come qualunque evento in divenire. E il fatto di voler statualizzare e contestualizzare e programmare e determinare preventivamente il tasso di crescita, il tasso delle tasse, il tasso degli interessi è follia pura. E questo è un ambito di discorso che però esonera da quello che volevo esaminare, ma anche questo andrebbe considerato poi in un altro contesto. Quello che io voglio riuscire a chiarire in questa breve disquisizione, e poi magari riprenderla in altre situazioni, che l'argomento è veramente complesso e sovvertitore
di un diciamo, concetto pre-copernicano aristotelico che veramente diventa troppo pretenzioso volerlo fare in una sola occasione. Però volevo evidenziare appunto il contesto delle metacomunicazioni e delle false comunicazioni in cui noi ci troviamo a navigare. Mi spiego meglio. Allora, tutto oggi che cosa ci viene detto? Ci viene detto che l'economia è determinata dai governi, è determinata dai programmi quinquennali, è determinata da una serie di altri fattori tutti organizzati e preconcetti, e soprattutto questa economia serve per gestire le funzioni dello Stato e con le tasse che si riescono a recuperare dalla tassazione dell'economia reale, si ottengono i proventi per finanziare gli stati. Anche questa è una puttanata immane. Allora, le cose stanno in un altro modo. Allora, premesso che l'economia reale non si mantiene, come ho detto con l'esempio prima, inalteratamente all'infinito, ma dopo 4 anni il vagoncino, mediamente, a secondo del tipologia di economia che rappresenta quel vagoncino, mediamente va ad annullarsi e quindi l'economia, il valore dell'economia di 10, 20, 30 anni fa in realtà non esiste più. Quindi le tasse sul reddito che produceva un qualcosa creato 10, 20, 30 anni fa non è più tassabile perché semplicemente non esiste. Quindi pretendere le tasse, per esempio, su un immobile costruito 50 anni fa è follia. Perché? Perché, sempre per andare nel dettaglio, perché così si capiscono le cose, mentre i primi anni una costruzione è vero che ha un ammortamento da fare, diciamo, decantare nel corso di alcuni anni, ma negli anni successivi, appena finito l'ammortamento, poi crea davvero un reddito. Ma quando un immobile incomincia ad avere, per esempio, 30, 40, 50 anni, incomincia ad andare in obsolescenza e quindi quel reddito che crea, perché continua magari anche a creare un reddito, però viene annullato dalle opere di ripristino, restauro e mantenimento che occorrono per gestire l'immobile. Quindi il reddito che comunque continua a dare non è più un reddito perché viene annullato se non portato in negativo da una diciamo, gestione ordinaria o straordinaria dell'immobile. Quindi queste cose qui, per esempio, non vengono analizzate dagli economisti tradizionali. Ma io voglio andare un po' più a fondo, questo era solo per far vedere la menzogna che viene conculcata nelle menti delle persone. Quello che io volevo dire invece è esattamente quello che ho scritto in alcune mail e in alcuni diciamo, articoli che ho mandato in circolazione in questi ultimi mesi, e cioè che la tassazione nel sistema monetario attuale è illegittima, illegale, fraudolenta, truffaldina e soprattutto non solo non è dovuta dal cittadino, ma è dovuta dalle banche ai cittadini e allo Stato. E non solo non si devono pagare le tasse, ma i cittadini devono avere dei soldi, ma una grossa cifra che poi dirò quale, dalle banche in pagamento di tutte le truffe che sono state sottratte ai cittadini nel corso di questi ultimi 40 anni. Perché dal 15 agosto del 1971 non esiste più la convertibilità dell'oro, delle monete in oro. E a partire dal dollaro e poi successivamente fra gli anni 70-80 anche la lira italiana, per esempio, e quindi non essendo più il concetto, diciamo, messo proprio per stringere perché altrimenti non rientriamo nei tempi, ma solo per capire, insomma, per sommi capi, anzi per definire, perché per capire ci vuole un po' di più, perché distogliere un concetto da chi è stato, diciamo, condizionato per decenni dalla disinformazione di regime è cosa veramente difficile ed ardua, però voglio solo dare, diciamo, il titolo.
Insomma, il concetto è che l'economia può essere tassata solo, e poteva essere tassata, aveva un senso, quando esisteva il principe, quando esisteva una banca nazionale dove c'era il tesoro della banca nazionale che emetteva moneta in quantità e relazione soltanto all'oro che c'era giacente nella banca centrale. Allora era sì, in un certo senso giustificabile, anche se subiudice anche quello, perché insomma non era proprio molto logico neanche quello, ma c'aveva un senso perché era una funzione che metteva in atto un principe che creava un servizio per conto dei cittadini, per cui questo servizio era in qualche modo pagato attraverso queste tasse, che era il servizio di tesoreria, praticamente veniva pagato attraverso la tassa e non i servizi pagati attraverso le tasse. Questo è un concetto che va messo bene in chiaro. Però c'aveva quindi una sua funzione, e questa funzione andava pagata attraverso le tasse. Viceversa, a partire dal 15 di agosto del 1971, non essendoci più il valore messo a disposizione dalla Banca Centrale ai cittadini, e quindi una funzione che andava remunerata, oggi è il contrario, è il cittadino che con la sua esistenza in vita, con il suo consumo, con la sua realizzazione, con la sua professionalità, con il suo lavoro, riesce a creare il valore. E quindi incrementa l'economia reale del paese di una quantità di valore che poi mensilmente va a fornire, a creare quel vagoncino che avevamo detto all'inizio. Questo vagoncino quindi è poi monetizzato non dal cittadino, che è lui l'artefice, è lui il proprietario, è lui il costruttore di quel vagoncino, ma viene emesso dalla Banca Centrale Europea, che emette moneta sottraendo la paternità del valore creato dal cittadino e imponendoselo a capo come se fosse lei che ha creato il valore. In realtà lei ha solo creato l'immagine, lo specchio, anzi, il mirror, no? Del valore, perché il valore sta nel cittadino, abbiamo detto. Quindi la banca non ha nessun valore, ha solo lo specchio di quel valore. Ora, però, quello specchio di quel valore viene messo a debito allo Stato. Quindi lo Stato deve poi pagare per l'emissione di questa moneta. D'altra parte, per l'emissione della moneta, ma lo pagano anche i cittadini quando prendono i finanziamenti, quindi sul signoraggio secondario. Anche lì vale lo stesso discorso, cioè mentre è il valore, è l'immobile che si va a costruendo, che si va ad ipotecare anche come seconda ipoteca, però il valore viene dato dalla banca, è lì che va colpito il concetto, cioè è lì che c'è la travisazione della logica, è lì che oggi si continua a far pagare le tasse sulla emissione della moneta e non viceversa sul valore che viene creato dai cittadini. Se io creo del valore, non posso essere tassato sul valore che creo per tutta l'entità del valore che creo, perché questa oggi è la situazione. Cioè, non solo io non ho più il valore e quindi già mi viene sottratto il 100% di quello che io ho prodotto, ma addirittura mi si mette a debito da parte delle banche il 105% del valore che io ho prodotto, quindi siamo già al 205% che mi hanno fregato. Per di più, lo Stato mi tassa su quel 205% che in realtà è tutto prodotto da me. Non so se è chiaro il concetto. Quindi tutto questo, diciamo, contorcimento logico produce la situazione attuale in cui i cittadini sono schiavi e oramai irrecuperabilmente schiavi del sistema e diciamo, involuti in un circolo vizioso da cui non si può più emergere. Quindi occorre una nemesi, una situazione di ripulizia, di rinvenimento, di rigenerazione, di verginizzazione del concetto, della parola, del
del senso, dell'idea e poi anche della logica e poi anche della vita sociale, della cultura, della società e della politica. Ho finito.